Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. E l'appuntamento del martedì sera del 60 News, ben ritrovati a tutti, una nuova edizione per parlare di stilo, come vedete già in sovraimpressione parla l'opposizione. Faremo una sorta di bilancio di quello che è stato questo anno e mezzo di lavoro dell'amministrazione Mirriello e diamo voce dunque all'opposizione. Stilo dunque per quanto riguarda la vallata dello Stilaro, per cui ci occupiamo di territorio, di quelle che sono le problematiche, ma soprattutto faremo anche una ricognizione su quelle che sono le ultimissime notizie che arrivano anche dal nostro portale, li commenteremo in questa prima parte con Antonio Marrapodi, che è il capogruppo dell'opposizione dunque a Stilo. Grazie Antonio per aver accettato il nostro invito. Nella seconda parte ci sarà la presenza di Romina Leotta, anche lei consigliere di opposizione, in passato è stata anche presidente del Consiglio Comunale. Dunque una puntata a due voci, prima parte con Antonio Marrapodi, seconda parte con Romina Leotta per parlare di stilo e di quelle che sono le problematiche che vive questa cittadina e quello che finora si è fatto dopo la riconferma di Mirriello alla guida della città della Vallata dello Stilaro. Allora Antonio, abbiamo un attimino presentato questa nuova puntata del 60 News di questo martedì sera, un martedì molto gelido per via delle condizioni meteo con temperature in picchiata 5 gradi e ancora sembra che ci siano temperature che andranno ancora ad abbassarsi nelle prossime ore, con neve anche nelle punte più alte, dicono così le previsioni meteo della ultima ora. Ma al di là di quello che è il grande freddo della serata, Antonio, invece a Stilo com'è la situazione dopo un anno e mezzo di amministrazione? Una realtà serena, come effettivamente quella di Stilo, ovviamente nella quale non mancano le criticità, che sono quelle per le quali noi ci eravamo decisi a candidarci. Permangono perché diciamo che certi sistemi sono difficili da scardinare. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ci stiamo impegnando, lo stiamo facendo con solerzia, con competenza. Ovviamente dei risultati riteniamo siano stati conseguiti, resta ancora tanto da fare. Perché modelli gestionali, politico-gestionali, che vengono dal passato, poi hanno difficoltà a liberarsi dalle incrostazioni. Faccio un esempio su tutti, la gestione della Palio di Ribusa. Noi ci siamo ritrovati il 12 di settembre a deliberare in Consiglio una delibera dichiarata immediatamente esecutiva con la quale si doveva sopperire ai costi sopportati per l'edizione ultima più recente del Palio di Ribusa. Di fatto la delibera consigliare è stata pubblicata solo oggi, mentre le spese, almeno in parte, sono state già eseguite, deliberate, liquidate circa 3 mesi fa.
quindi molto prima che gli atti esecutivi acquistassero la loro valenza. Ecco, questo modello di gestione nel quale prima si fanno le cose e poi le si definisce in maniera amministrativa, quindi dando legittimità all'azione fatta, è un qualcosa che noi non riusciamo a scardinare. Le racconto un altro episodio. A ridosso delle elezioni furono eseguiti in località Bordingiano dei lavori di manutenzione alle strade. Di fatto gli atti amministrativi a copertura dei lavori fatti a ridosso delle elezioni comunali ultime scorse stanno vedendo la luce proprio in questi giorni con la determinazione numero 320 proprio di pochi giorni fa. Ecco, Stiro da questo punto di vista resta una isola infelice, perché non è possibile che prima si facciano i lavori e poi si prenda atto delle gare d'appalto, si diano indicazioni agli uffici riguardo ai pagamenti e al controllo degli atti. Antonio, per cui possiamo dire che rispetto al passato, diciamo, è cambiato poco, permane ancora qualche criticità, anzi più di qualche criticità alla luce di quello che lei diceva proprio esordendo in questa puntata del 60 News. C'è un elemento però di novità, che questa forte dialettica politica è instaurata dal gruppo di minoranza. Cioè, probabilmente negli anni Stiro non ha sperimentato un ruolo della minoranza, così come lo stiamo esercitando ora assieme alla collega Romina Leotta, che è un ruolo sia di controllo sia di proposta, perché ogni nostro controllo poi si traduce in proposte che indirizziamo al sindaco, al segretario, ai responsabili di settore, ai responsabili di area. Ovviamente non riscontriamo i risultati rispetto alle proposte, però sicuramente stiamo ponendo le condizioni rispetto alle quali riteniamo che l'amministrazione da qui ai prossimi 3 anni possa assumere dei comportamenti virtuosi. Le dicevo prima, comportamenti sclerotizzati hanno su di sé, portano delle incrostazioni che è difficile da rimuovere. Noi però ce la stiamo mettendo tutte, al punto da rischiare una sorta di linciaggio, perché i supporter della maggioranza consigliare vivono con quasi rabbia il nostro ruolo, questo nuovo modo di fare minoranza, di fare opposizione, per cui non si accetta questa dialettica rispetto ai tempi nei quali le minoranze o scomparivano o venivano inglobate, introitate dalle maggioranze. E noi sappiamo che il popolo di Stiro ci ha dato un compito, che è quello di controllare, che è quello di proporre, ed è quello che stiamo facendo. Ed è su questo che vogliamo essere giudicati. Alla maggioranza spetterà ovviamente andare ad inaugurare il campo di calcio, la piazza, l'aula consigliare, che sono le attività che andrà a svolgere in questi giorni. Non spetta alla minoranza fare le inaugurazioni, fare le commemorazioni. Alla minoranza spetta l'arduo compito di controllare bene, ed è su questo che noi vorremmo che i cittadini ci giudicassero, cioè se stiamo facendo bene l'attività di controllo, se stiamo facendo emergere i problemi per come essi oggettivamente, indipendentemente dal nostro punto di vista, sono e sono leggibili. Antonio, cosa non la soddisfa finora? Perché effettivamente se si parla di criticità c'è qualcosa nello specifico che non la soddisfa. Chiaramente lo stadio comunale è stato riaperto, domenica c'è stato questo esordio, tra l'altro vincente della Stilese, che oltretutto è la squadra del momento, sta veramente disputando un grande campionato, si avvicina alle zone alte della classifica, tra l'altro in zona playoff, e poi questa riapertura dello stadio comunale che comunque mi pare che ancora presenti qualche lacuna, bisogna un attimino cercare di risolvere un po' le problematiche che vive questa struttura sportiva. Ecco, cosa particolarmente, diciamo, lei finora sta cercando in qualche modo, anche attraverso il suo ruolo dai banchi dell'opposizione, di risolvere, di cercare un attimino di stimolare la maggioranza affinché possa risolvere? Cosa non la soddisfa?
mi permetto una digressione calcistica. La Stilese, nell'ambito del campionato in cui milita, è l'unica squadra che ha le carte in regola per puntare all'eccellenza, quindi alla promozione, ed è quello che noi auguriamo. Ovviamente c'è uno stridore d'animi, perché noi non siamo nel cuore della dirigenza, della presidenza della Stilese, però io lo dico a tutti, cioè il fatto di non godere delle simpatie della presidenza della società di calcio non ci può far diventare tifosi contro, perché una società di calcio esprime qualcosa che va al di là della sua stessa dirigenza, che peraltro merita a mio avviso l'applauso per come sta gestendo e sta conducendo i campionati di calcio dilettantistici, così come ovviamente non posso propugnare non bere l'acqua perché l'imbottigliatore è innamorato della maggioranza consigliare, o non consumare agrumi perché il raccoglitore non è del mio stesso colore. Cioè io non posso propugnare questa logica, io vado e tifo, io consumo l'acqua di stiro, consumo gli agrumi di stiro, pur consapevole che ci sono delle soggettività imprenditoriali che per loro storia, per loro costume, per loro cultura si riconoscono nel modello rappresentato dalla maggioranza consigliare e non nel modello che noi stiamo proponendo alla collettività. È ovvio però che io non rinuncio a vivere la socialità stilese in tutte le sue dimensioni, indipendentemente dalla collocazione di chi pro tempore le rappresenta, sia l'imprenditore, sia anche quello che in un momento storico particolare assume la dirigenza di una società di calcio o di un'associazione culturale o meno che sia. Diverso è il ruolo dell'Antonio Marrapodi, consigliere di minoranza, perché se al comune di Stilo perviene una nota della Regione Calabria, con la quale la Regione Calabria non solo dice intanto non ti do gli ultimi 130.000 euro che ti devo dare, anzi guarda che in autotutela ti dico sin da adesso che ti potrei chiedere indietro pure gli altri 250.000 che ti ho dato e che tu hai utilizzato, perché complessivamente nel progetto che interessa il campo di calcio sono stati investiti indirettamente circa 400.000 euro. Il consigliere di minoranza cosa fa? Perché è un tifoso chiude gli occhi? Perché tifa Stilese mette la testa sottoterra? No, è costretto suo malgrado a leggere le carte e a fare delle proposte. Allora noi scriviamo al sindaco, scriviamo al segretario, scriviamo al responsabile dell'area tecnico-manutentiva chiedendo che si risponda alla missiva della Regione Calabria, chiedendo che si scongiuri che il costo del campo vada poi a ricadere sulle tasche di tutti gli stilesi e quindi con un aggravio di spesa per quelle che sono le imposte comunali. Questo noi non possiamo accettarlo, è evidente, confligge con l'essere tifosi, non confligge con l'essere tifosi. Da una parte tifiamo per la Stilese, ma dall'altra salvaguardiamo gli interessi della comunità stilese. Allo stesso modo verrà inaugurata la piazza, per la cui definizione noi ci siamo battuti in un anno e mezzo, la piazza che non era stata definita in 10 anni, in un certo qual modo abbiamo anche il merito di dire abbiamo spinto a tal punto che in un anno l'hanno definita, il lavoro di 10 anni fatto in un anno. Però quando poi andiamo a vedere le carte e vediamo che la Regione Calabria non sta erogando i fondi a copertura dei lavori sin qui eseguiti, come consigliere di minoranza ci dobbiamo preoccupare o non ci dobbiamo preoccupare? Io ritengo di sì, perché è questo il compito che l'elettorato stilese ci ha affidato. Allora anche in questo caso noi diciamo preoccupiamoci perché la Regione Calabria non ci sta erogando i finanziamenti, per evitare che poi ci sia un ulteriore aggravio sulle tasche dei cittadini. Antonio, quest'anno e mezzo che è passato dalla riconferma di Mirriello era in qualche modo come se lo aspettava, oppure si aspettava qualche cosina in più?
dal momento in cui è passato ancora, diciamo, poco, un anno e mezzo di lavoro per un'amministrazione comunale che viene riconfermata e che sta portando avanti, diciamo, il lavoro anche degli anni scorsi, un po' la progettualità che è stata in qualche modo avanzata già nei precedenti mandati. Come se lo aspettava, in questo modo oppure qualche cosina in più? Guardi, io mi aspettavo una maggioranza che anche alla luce dell'esperienza accumulata riuscisse ad essere molto più incisiva e decisiva. In realtà non lo è. Sono pochi gli interventi di grosso spessore sui quali la maggioranza sta investendo le sue risorse, tra cui il PSC, però anche rispetto a questo piano di sviluppo comunale noi abbiamo avuto da ridire per come la procedura è stata sviluppata in maniera arraffazzonata, con grande confusione e con grandi, secondo me, laceranti conflitti di interesse. Le racconto un episodio ultimo che mi è capitato. Noi periodicamente facciamo il controllo degli atti, ci relazioniamo con gli uffici, cerchiamo di farlo con tutto il garbo che ci è possibile, e se qualche volta questo garbo ci è mancato, noi ovviamente cogliamo l'occasione pure per scusarcene con i destinatari delle nostre azioni non garbate. Però quando io sento un assessore che grida al piano di sopra: ma chi pensano di essere? I carabinieri? Chi pensano di essere? I padroni del comune? Ecco, questo a me la dice lunga sul clima che c'è nel comune di Stilo. Per quanto ci riguarda non c'è un conflitto, noi non siamo in conflitto, però il compito che ci è stato affidato lo vogliamo portare a compimento nella maniera più coerente possibile ed immaginabile. Antonio, rispetto a un anno e mezzo fa, quando si era in campagna elettorale, poi sappiamo le campagne elettorali come sono nei nostri paesi, in questo anche Stilo è stata una campagna elettorale molto combattuta, con, diciamo, tante frecciate da una parte e dall'altra. Il clima adesso com'è? Tutto sommato Stilo rimane sempre un paese un attimino diviso, anche alla luce di quello che lei sta dicendo, a distanza di un anno e mezzo. I rapporti con l'amministrazione comunale, soprattutto con il gruppo di opposizione, le vostre istanze vengono prese in considerazione? Guardi, di fatto la vita amministrativa è sclerotizzata in un connubio che noi riteniamo pernicioso tra la parte politica e la parte gestionale. Perché di fatto quando l'indirizzo si abbarbica alla gestione e la gestione si abbarbica all'indirizzo politico, in quel momento avviene quella rottura nella continuità democratica che impedisce il controllo e impedisce la promozione dell'azione. Per cui di fatto il gruppo di minoranza appare non solo in opposizione alla maggioranza consigliare, ma anche in opposizione ai responsabili di area che in alcuni casi non riescono, per loro mentalità, per loro cultura, a svolgere in autonomia, in indipendenza, il ruolo per come le norme lo configurano. Ecco, questo a mio avviso è quello che crea a Stilo la peggiore delle difficoltà, un vero e proprio cancro politico, la commistione tra gestione ed indirizzo, dalla quale noi non riusciamo a venirne fuori, a tal punto che io recentemente ho rimproverato al sindaco: come fai a sottoscrivere una lettera di 2 pagine che ti viene proposta dal settore amministrativo, quando in 2 righe il settore avrebbe dovuto scrivere semplicemente: restituisco al mittente l'indebito non oggettivo, perché questo comune non ha alcun rapporto contrattuale con chi mandava la comunicazione. Nel caso specifico si trattava di una lettera con la quale la società Nettuno chiedeva il pagamento al comune di Stilo
di costi per danni patiti in occasione del recente palio di Ribusa, nel momento in cui tra Comune di Stilo e Società Nettuna, il villaggio Punta Stilo di Guardavalle, non sussisteva alcun rapporto contrattuale. Per noi era semplice prendere quella lettera e restituirla a chi ce l'aveva mandata. Il sindaco invece ha sottoscritto una lettera di 2 pagine dove tutto si dice, tranne che restituiamo la lettera a chi ce l'ha mandata, che con noi non c'entra niente. 2 righe. Quando allora ti trovi a rimproverare il sindaco rispetto a questi comportamenti, e lo stesso ti dice, disarmato e disarmante, ma così me l'hanno scritta e così io l'ho sottoscritta. Ecco, vuol dire che qualche cosa non funziona, perché sarebbe bene che la parte politica facesse la parte politica e la parte amministrativa facesse la parte amministrativa. A Stilo di fatto non è così. Bene, siamo nella prima parte di questo 60 News, a beneficio di se fosse messa in visione adesso Antonio Marrapodi nei nostri studi, parla l'opposizione di Stilo. Nella seconda parte tra poco avremo dunque Romina Leotta per parlare sempre di Stilo e dare voce dunque all'opposizione, sempre disponibili se la maggioranza vuole intervenire nei nostri studi, nelle nostre prossime puntate, per replicare quello che naturalmente sta dicendo in questo caso Antonio Marrapodi. Antonio, entriamo nel vivo di questa prima parte. Abbiamo parlato dello stadio comunale, dunque intanto la Stilese riabbraccia il suo campo, importante in questa fase della stagione, visto anche la posizione in classifica che occupa la squadra, ma poi e soprattutto c'è anche la grande novità a Stilo, che diventa paese anche dell'accoglienza, c'è questa accoglienza agli immigrati, questo progetto SPRAR. Come è stato accolto dalla città? Ci vuole un attimino parlare. E la città ha riconosciuto la vittoria elettorale dell'assessore Stillitano. Il progetto Immigrati è una sua idea, una sua invenzione, ci è riuscito, però diciamo che l'esperienza viene vissuta con una certa ambiguità, nel senso che l'accoglienza la si realizza in una contrada di Stilo, una delle più remote, le più periferiche, contrada Roseto, lontana circa 12-13 km dal centro abitato. Quindi diciamo che in questa forma qualcuno dice gli ospiti non danno fastidio a quelli che non sono propensi. Per cui la città di Stilo non vive questo progetto dell'immigrazione, perché se distante 12 km evidentemente sì, la città è un po' diciamo distaccata. E lo vive nella misura in cui di fatto non c'è componente del Consiglio Comunale, eccezione fatta per la minoranza, che non esprime un suo operatore tra coloro che sono impegnati nell'accoglienza, quindi una vittoria a tutto campo, una gestione diretta. Io escluderei probabilmente il solo Presidente del Consiglio, l'avvocato Anna Maria Cirillo, che dalle notizie che noi abbiamo sembra che non abbia un suo referente, un suo familiare o affine all'interno del gruppo gestionale, del gruppo degli operatori. La comunità fa finta di niente, si acquieta rispetto a quelli che sono gli interessi, si realizza uno dei tanti modelli di accoglienza di cui si parla in Calabria, che tutto sono, tranne che di accoglienza e di crescita e di integrazione sociale, perché di fatto sono business. Quanto è d'accordo il gruppo di opposizione questa idea del progetto di immigrazione? Noi siamo per l'accoglienza, ma un'accoglienza... L'avreste fatto anche voi se in caso... Sì, però avremmo avuto amministrare... Sì, però l'avremmo fatto con coraggio, nel senso che se integrazione deve essere un'integrazione urbana, non rurale, deve essere piena, convinta, consapevole, deve produrre frutti, non rispetto ai redditi, ma deve produrre frutti rispetto alla crescita delle coscienze, alla crescita della comunità in senso lato. Non può essere solo un elemento economico.
Di fatto a Stilo lo SPRAR o la forma di accoglienza realizzata su Stilo risponde a delle esigenze di carattere economico. Noi lo avevamo denunciato in campagna elettorale, avevamo detto che era questo l'obiettivo dell'attuale assessore e già allora assessore Luigi Stillitano. Di fatto non possiamo riconoscergli che è stato bravo a realizzarlo. Ci è sembrato strano solo che abbiano tentato durante la campagna elettorale ad allontanare da loro stessi questo elemento di azione politica, che noi, diciamo la verità, io personalmente e poi in maniera particolare ritengo positivo. Positivo ovviamente nella misura in cui non è business, non è un investimento finanziario, ma diventa crescita sociale. Quanto è cresciuto Stilo? Secondo lei, Antonio Marrapodi, e quanto necessita ancora la città di una crescita costante, guardando un attimino un po' al futuro? Guardi, quando una comunità si nasconde dietro il circo, panem et circensem, quando si nasconde dietro al gioco, sia esso il calcio o qualcos'altro, allora quella comunità qualche problema ce l'ha. Io voglio parafrasare l'intervento sui social di un nostro concittadino stilese, il quale invitava a fermare le polemiche rispetto al calcio e a concentrarsi sui problemi della formazione, dell'istruzione, del lavoro. Stilo da questo punto di vista non è cresciuto. Stilo da questo punto di vista vorrei dire si è arrestato, ma la mia impressione è che stia progredendo all'indietro e questo mi preoccupa sinceramente, perché non vedo un'azione d'insieme, cioè vedo tanta convinzione nella tutela di interessi particolari, nella reciprocità. Non vede invece un'azione che guardi alla comunità, che guardi alla società nel suo insieme. L'interesse particolare è favorito dall'interesse collettivo, dall'interesse comune. Non vale l'inverso. Cioè, non è vero che è l'interesse particolare che riesce a favorire quello sociale. A Stilo dovremmo invertire questo trend, preoccuparci più della comunità, perché dalla comunità vengono i risultati anche per i singoli, mentre ancora continuiamo a preoccuparci troppo del singolo, dell'interesse individuale. Questo è un rischio per la comunità stilese. Le vostre prossime istanze, Antonio, i vostri prossimi messaggi che lancerete all'amministrazione comunale nell'interesse chiaramente della comunità, quali saranno? Guardi, onestamente io per me stesso direi un po' di riposo, perché è così stancante fare un'azione di controllo che di fatto se ne risente a livello fisico e anche a livello psicologico, intanto perché ti ritrovi contro un sistema. Faccio un esempio: se la maggioranza consigliare vuole attivare un'azione di denigrazione nei tuoi confronti, prende il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, lancia la notizia e basta una notizia per farti fare attorno in pochi giorni terra bruciata. L'ultima riguarda proprio la vicenda del campo. Perché? Per cui diventa sempre veramente difficile il ruolo dell'opposizione. Madonna! Luce, questo ci tenevo a precisarlo, perché effettivamente poi sembra che effettivamente questo vostro lavoro sia facilitato, che sia da che cosa, però poi alla fine diventa veramente molto pesante anche, diciamo, a livello psicologico, come l'ha descritto lei. Guardi, sulla vicenda del campo, il commissario della Lega Nazionale Dilettanti, fa il sopralluogo, dà il parere, ha l'obbligo di comunicare al Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico il placet. Questo comitato, che ha una sua sede decentrata presso il commissariato di polizia, provvede a sua volta a fare un sopralluogo in loco per verificare l'accessibilità, la fruibilità degli spazi. Anche questo elemento, tecnicamente ineccepibile perché è nella norma, veniva divulgato come una contrapposizione, un mettere il bastone tra le ruote della minoranza nei confronti del calcio, della società sportiva. Cioè, lei immagini quanto è difficile dover confutare ogni giorno pure la disinformazione.
però non posso non riconoscere che l'amministrazione comunale, la maggioranza consigliare, ha 2 o 3 disinformatori di professione che riescono a destabilizzare l'intera comunità. E poi io lo dico sinceramente, non siamo aiutati. Qualche cosa nella legge di riforma degli enti locali non ha funzionato, continua a non funzionare, perché non funziona la Corte dei Conti ed è là, e nessuno lo vuole dire, è là quel ganglo in cui si arresta la democrazia, perché se quell'organo preposto al controllo contabile non riesce ad esercitarlo efficacemente e tempestivamente, l'azione di qualunque minoranza è vacua, nulla, destinata al fallimento. Allora, io non ho mai sentito parlare in questi ultimi giorni, rispetto allo scioglimento dei consigli comunali, del ruolo della Corte dei Conti, perché se in Italia e poi in maniera particolare in Calabria se cominciasse a parlare della Corte dei Conti, probabilmente riusciremmo a scardinare quel nucleo di interesse che è rappresentato dalle amministrazioni comunali. Ma la Corte dei Conti non funziona in Calabria e nessuno ha il coraggio di dirlo. Io per me personalmente, peraltro, avrei voluto anche una maggiore attenzione della prefettura, che non è la sola attenzione che la prefettura presta alla nostra comunicazione, ma è anche la capacità di intervenire, nella misura in cui le norme lo consentano, ad impedire, a prevenire il reato. Nella misura in cui questo non avviene, ovviamente si mette in moto un meccanismo tale per cui l'intervento sarà sempre successivo e mai preventivo. Noi avremmo auspicato, a partire dalla prefettura, che si potessero mettere in campo delle azioni preventive, ma questo non sta avvenendo. Nota dolente, Antonio, che toccava lei proprio in questa parte finale del suo intervento, quella che riguarda la commissione d'accesso, i scioglimenti dei consigli comunali, che è anche l'ultimo argomento prima poi di salutarla e dare spazio a Romina Leotta. 5 comuni calabresi nelle scorse settimane sciolti per infiltrazioni mafiose, questa problematica che purtroppo prosegue e che colpisce tantissimi comuni della nostra regione. Qual è il suo pensiero in merito a quello che sta accadendo e soprattutto a essere penalizzati sono le comunità poi alla fine? Quando si vuole vincere facile, non si vince la schedina del totocalcio, ma si rischia una commissione di accesso. Però molti non dicono la verità e non informano i cittadini su degli aspetti essenziali. Quando viene fuori l'elezione diretta del sindaco e quindi si configura il potere del sindaco in una maniera del tutto nuova, quasi monocratica, il legislatore aveva l'esigenza di introdurre un elemento di compensazione, che di fatto è rappresentato da questo strumento successivo di controllo. Ora, noi, per quello che le dicevo poc'anzi, non siamo a favore delle commissioni di accesso. Peraltro io dico che io stesso e la collega consigliera Romina Leotta riusciamo a svolgere l'attività di controllo, almeno sugli atti amministrativi, molto meglio di qualunque commissione di accesso. Perché? Perché la commissione di accesso poi non può svolgere con continuità il suo mandato, lo fa per pochi giorni la settimana e lo fa dovendosi affidare a quell'apparato burocratico col quale la parte politica si è abbarbicata in un rapporto funesto e di conseguenza non ci può che essere la continuità di un cattivo modello gestionale. Noi non vorremmo le commissioni di accesso proprio per questo motivo. Noi vorremmo invece che il legislatore ridesse poteri ai consiglieri di minoranza, o meglio a tutto il consiglio comunale, mettendo i consiglieri in una condizione non solo di osservare l'azione amministrativa errata, ma anche di impedirne il suo proseguo. Così come stanno le cose oggi, e io non lo auspico, è vero, si mandano via le maggioranze,
ma si mandano via anche le minoranze, cioè quelle minoranze che possono democratizzare l'azione di controllo, perché a Stilo noi diamo informazione continua su quella che è l'attività del comune. In assenza di consiglieri di minoranza, chi vuole che faccia questa azione di partecipazione, di condivisione della informazione pubblica ed amministrativa? Nessuno, così come nel passato non è stato mai fatto. Quindi noi vorremmo che funzionasse diversamente la prefettura, funzionasse diversamente la Corte dei Conti. Cioè, è su questi due elementi che bisogna avere il coraggio di parlare, non sulle commissioni che sono la conseguenza delle vittorie facili. Le vittorie facili determinano sempre quello che avviene e che è avvenuto nei 5 comuni calabresi con la nomina della commissione di accesso. Però se tu hai un gruppo di minoranza che sa fare il suo lavoro, lo fa con coerenza, lo fa senza inciuciare, lo fa con convinzione, probabilmente i comuni vivono meglio e la popolazione trova alimentato il senso di partecipazione, di coinvolgimento. Antonio Marapoti, io ti ringrazio per questo intervento al 60 News, un buon lavoro per quanto riguarda la vostra attività di opposizione a Stilo e soprattutto anche con l'imminenza delle festività natalizie, migliori auguri. Grazie, rivolgo a voi tutti, alla redazione, ai tecnici e alle comunità servite dalla nostra emittente, i migliori auguri per le prossime festività natalizie. Grazie ad Antonio Marrapodi, andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le ultimissime per quanto riguarda il nostro web, poi nella parte finale ci occuperemo ancora di Stilo con Romina Leotta, vedete inquadrato già il nostro portale, andiamo a dare subito un'occhiata a quelle che sono le notizie più importanti del giorno. All'Ocri legge salva suicidi, uscire dalla morsa dei debiti si può, e questa è la notizia principale. Poi sempre per quanto riguarda il nostro portale, assemblea sindaci Locri, stamattina alcuni sindaci dal prefetto, tema scioglimento, quello che abbiamo toccato qualche minuto fa con Antonio Marrapodi, domani una delegazione guidata da Calabrese, dal ministro Lorenzin, soprattutto per parlare anche dell'ospedale di Locri. Poi Callipo, che è il presidente dell'ANCI, normativa su scioglimento comuni non funziona, lo dice dunque Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo, ipotesi di fusione con l'Ipsia, il Marconi di Siderno non ci sta e promette battaglia per difendere l'autonomia. Andiamo direttamente in bacheca perché ci occupiamo di Vibo Valentia, busta con proiettile a imprenditore, a dominare senza dubbio la notizia di cronaca per quanto riguarda l'intimidazione a Vincenzo Mirabello, titolare dell'impresa distribuzione di prodotti di ristorazione. A fianco per la politica, parentela del Movimento 5 Stelle, governo intervenga su amianto, reti ferroviarie e poi ancora CGL Calabria, Oliverio accoglie nostra proposta astensione benefici ZES e poi dimensionamento scolastico, se ne parla tantissimo in queste ore soprattutto nella Locride per quanto riguarda il dimensionamento scolastico. Tribunale di Catanzaro, siglato protocollo intesa neonato abbandonato, questo per quanto riguarda le notizie sempre in bacheca. E poi ancora cronaca, Vibo Valentia busta con proiettile imprenditore. Per quanto riguarda invece l'editoriale, vedete la CGL Calabria, Oliverio che accoglie diciamo, la proposta dell'estensione dei benefici della ZES. E poi le tradizioni popolari, c'è un video molto interessante e simpatico visto che si avvicinano le festività natalizie a Fabrizia nelle Serre Vibonesi, raduno di zampognari, sono quelli che poi in qualche modo allietano questo periodo di festività natalizie, e dunque questo video che troverete all'interno del nostro portale. Non ci sono altre notizie almeno per il momento, noi terremo d'occhio il nostro portale da qui alla fine, visto che siamo rigorosamente in diretta, siamo nella seconda parte della nostra puntata del 60 News, parte finale che vogliamo dedicare ancora una volta a Stilo perché parla l'opposizione, argomenti importanti anche in questo finale perché Stilo ha vissuto fino a qualche giorno fa per diverse settimane una polemica relativa anche al concorso per un geometra. Ecco, ci facciamo un attimino descrivere tutto quello che è accaduto. Romina Leotti, che come dicevamo è consigliere di opposizione, in passato ha ricoperto anche la carica
carica di presidente del Consiglio Comunale. Buonasera Romina, buonasera, ben ritrovata. Buonasera, ben ritrovata. Grazie mille per l'invito e un saluto ovviamente a tutti i telespettatori. Sì, è vero, ovviamente abbiamo vissuto questa querela, per così dire, che ha riguardato il concorso. Beh, rispetto a questo discorso è bene precisare che un concorso pubblico è una procedura che richiede veramente il massimo rigore e la massima adesione alle leggi. Poi ci sono dei casi particolari che si possono creare, come per esempio io ritengo si siano creati nel nostro ambito, nel nostro comune, che addirittura sarebbe necessario, opportuno, un eccesso proprio di zelo. Noi rispetto al concorso abbiamo di fatto fatto due interventi, uno nella fase iniziale quando è stato pubblicato il bando, dove abbiamo rilevato, secondo noi chiaramente, che il bando peccava in un certo qual modo rispetto a quei principi che devono essere fondanti rispetto a un concorso pubblico, di chiarezza, di univocità, di interpretazione letterale, pedissequa, diciamo, delle norme del bando, per l'appunto, certo, senza lasciare spazio neppure minimo, neppure residuo, proprio zero, diciamo, alla discrezionalità. E poi c'è stato quest'altro secondo intervento in seguito alla nomina, alla determinazione della commissione giudicatrice, dove abbiamo rilevato in primo luogo il mancato riscontro, chiamiamolo così, delle incompatibilità che si potevano essere create, ma che sono normali in piccoli paesi come i nostri, tra amministratori, personale, diciamo, dell'ente e i candidati ammessi al concorso, e anche per quello che riguarda un po' la pubblicità del concorso, la trasparenza e quindi la pubblicazione all'albo, proprio per dire i punti ovviamente più salienti che noi abbiamo messo a fuoco. Fuoco, certo. Ovviamente rispetto a questa lettera, a queste seconde osservazioni, è successo un po' un finimondo. Io rispetto a queste due queste osservazioni, a questo finimondo che è successo, mi soffermo un po' sui fatti che comunque sono susseguiti. Il primo fatto, che è un dato di fatto, è certo, sono le dimissioni del segretario verbalizzante, nonché l'ingegner Sodaro, nonché responsabile dell'area tecnico-manutentiva del comune. Saranno coincidenze, per carità, ma io li chiamo fatti, perché di fatto la commissione era stata determinata il 7 di ottobre, la nomina era stata effettuata il giorno 9 di ottobre, però le dimissioni sono giunte il 17 di ottobre, esattamente il giorno dopo il nostro atto, la nostra lettera, le nostre osservazioni. Poi ovviamente c'è un altro dato di fatto, abbiamo visto aggiornato l'albo, anche se non del tutto, perché ancora manca qualche piccolezza, però abbiamo visto aggiornato l'albo e quindi, diciamo, in parte dobbiamo prendere atto di questi fatti e ragionare su questi. Questo, certo. Oltretutto, comunque, la nostra lettera aveva uno scopo, che era quello di chiedere, anche in autotutela dell'ente, anche come dicevo prima, per un eccesso di zelo, di chiedere al sindaco, a tutte le persone interessate, quindi al segretario, al responsabile, di rivedere tutte le procedure concorsuali, proprio per essere certi che garantissero tutti, che garantissero la trasparenza, che garantissero la pubblicità, che garantissero la pari opportunità a tutti i candidati. E quindi che li garantissero. Romina, comunque c'è stata poi una presa di posizione da parte del sindaco Miriello, perché effettivamente questa querela poi è proseguita. Noi abbiamo avuto modo in qualche modo di leggerla attraverso anche i quotidiani calabresi, però diciamo che la polemica si è prolungata con questa presa di posizione da parte del sindaco. Ecco, ve l'aspettavate in qualche modo? Guardi, la presa di posizione del sindaco, personalmente io la ritengo fuori luogo, perché mi riferisco ovviamente alla presa di posizione rispetto alla quale lui dice, dichiara di aver dato mandato allo studio Gervasi per tutelare l'immagine del comune e della sua amministrazione. Ecco, posto che
noi siamo dei consiglieri di minoranza nell'esercizio delle proprie funzioni e quindi non riteniamo di aver commesso nessuna irregolarità. In ogni caso, anziché declamare fare queste dichiarazioni, che poi non sono supportate neppure da atti, perché noi siamo stati in municipio, siamo stati al comune, non abbiamo trovato delibere di giunta, non abbiamo trovato determine che dicessero ad essere contessa di questo incarico a questo studio legale. Ecco, anziché fare questi proclami, che poi danno proprio, potrebbero sembrare in realtà proprio perché non supportati da fatti reali, quasi un tentativo di intemorimento nei nostri confronti, un tentativo di imbavagliamento. Cioè, e allora io dico, se lui personalmente si sente da noi ovviamente leso nella sua dignità di persona, di lavoratore, di uomo, di sindaco, non lo so, che dia mandato, che desse mandato a chi ovviamente lo può rappresentare e che ci quereli. E in quella sede noi ne discuteremo. Però, ecco, in questa fase qua, secondo me, rispetto ai problemi posti, come sindaco lui deve dimostrare solo la legittimità della procedura concorsuale, perché è questo che noi gli chiediamo. A questo punto la situazione di questo concorso com'è in questo preciso istante? C'è una sospensione oppure? No, il concorso sostanzialmente dopo le dimissioni, come le dicevo, del segretario verbalizzante, sì, per motivi di familiarità, di amicizia con alcuni dei candidati, è stato, diciamo, sta proseguendo, è stata rideterminata la commissione. Sì, è stata rideterminata con un nuovo incarico al signor Giorgio Speziale, al geometra Giorgio Speziale. E quindi adesso siamo in attesa. Nel contempo noi in questa fase qua abbiamo portato, anche vista ovviamente il finimondo, come dicevo prima, che si è sviluppato, abbiamo portato tutte le carte all'attenzione della procura, perché ovviamente rivolgendoci quindi a un soggetto terzo perché valutasse e garantisse tutti quanti. Ecco. Bene, chiusa questa parentesi dedicata a questo concorso, il concorso delle querelle, Romina, lei in passato, come dicevamo, ha ricoperto anche il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, adesso nei banchi dell'opposizione. Questo ruolo della minoranza, parlavamo con Antonio Marrapodi in precedenza, quest'anno e mezzo di amministrazione, vediamo quanto è soddisfatta Romina Leotta. Era un po' un anno e mezzo come se lo aspettava Romina Leotta, o qualche cosina in più si sarebbe potuto fare? Allora, ovviamente, come lei ha detto prima, io sono stata in precedenza Presidente del Consiglio Comunale, tant'è vero che mi viene poi tra l'altro ricordato sempre, perché sembra l'origine di tutti i mali, perché è molto probabile che mi sarà risposto anche in questo caso così. Adesso ovviamente sto svolgendo quello che è il ruolo che i cittadini mi hanno dato e in quanto tale penso di impegnarmi ogni giorno, di studiare, perché non è che è una cosa che sappiamo fare perché è innata. Ovviamente ci stiamo impegnando e misurando. Anche se Antonio ribadiva che è veramente molto difficile il ruolo della minoranza, perché si sprecano tante energie, perché effettivamente... Ma anche perché è fastidioso, cioè perché noi rappresentiamo le voci dissonanti di fatto, cioè, ma questa è la democrazia. Cioè, partiamo da questo presupposto, cioè noi rappresentiamo la minoranza, è vero, ma questa è democrazia. La democrazia significa, per prendere la definizione base, governo del popolo. E il popolo di Stilo ha detto chiaramente già nelle elezioni che non è appiattito su una posizione, perché per questo noi sediamo là. Ci sono altre anime, ci sono altre posizioni che abbiamo, come dicevo prima, rilevato nel momento elettorale, ma che ancora oggi per le piazze, per le strade ci vengono proposte delle istanze da rappresentare al comune e nel consiglio. Quindi fino a che ci sarà anche solo una voce dissonante, noi abbiamo il dovere di portarla in consiglio e di rappresentarla. Certo, è chiaro, il potere produce potere e per certi versi anche consenso. Invece, ovviamente, avere il coraggio di rappresentare le voci dissonanti produce, però al contempo, che può produrre stanchezza, tutte quelle cose, certo, che anche Antonio diceva, ma di fatto però produce dignità,
produce libertà, produce democrazia. Cioè è questo che noi, anche il sindaco dovrebbe onorarsi di avere una minoranza così, perché vuol dire che nella sua cittadina comunque si misura su una dialettica democratica che non può che garantire tutti. Romina, questo rapporto con la maggioranza, che poi tra l'altro diciamo è deteriorato un po' dopo anche le elezioni, no? Perché si sa, periodo prettamente elettorale, è stato un periodo un po' particolare dove non sono mancate, come dicevamo prima, un po' le frecciatine, un po' campagna elettorale molto, molto diciamo agguerrita, quello che accade un po' in tutti i paesi del comprensorio. Ecco, ma a questo punto com'è la situazione? Questo rapporto con la maggioranza rispetto a prima è migliorato oppure è sempre lo stesso? C'è dialogo? Guardi, per quanto mi riguarda personalmente, io ho sempre distinto i momenti, come dicevo prima, i momenti istituzionali dai momenti umani, perché sono veramente due momenti scissi e separati. Quando io sono lì, esercito il mio ruolo di consigliere di minoranza, faccio quello che è il mio dovere e mi relaziono con chi di competenza, sia il sindaco, siano gli amministratori in generale, siano i consiglieri, senza alcun problema. Quindi migliorato. Per quanto mi riguarda, le elezioni sono finite allora, cioè dopo è iniziata tutta un'altra storia rispetto a ognuno ai nostri ruoli che ovviamente la cittadinanza ci ha assegnato, che giustamente ci vedono però in una sorta di opposizione. Però opposizione si potrebbe anche vedere come due corpi, come certo, due certo. Sistemi che comunque si guardano positiva. In faccia. Sì, è un'opposizione positiva che comunque hanno il coraggio di guardarsi in faccia, di confrontarsi a livello consigliare, di confrontarsi a livello umano poi alla fine. E quindi sinceramente io, per quanto mi riguarda, ripeto, le elezioni sono finite allora, non c'è nessuno strascico che si... È chiaro, è la nostra posizione, è il nostro ruolo di quello che stiamo svolgendo, ma non che sia un qualcosa di elettorale, ripeto. Romina, in questa parte finale parliamo di opere pubbliche, come la situazione a Stilo, poi ti farò un'ultima domanda anche alla luce di quello che è accaduto in queste ultime settimane, l'abbiamo fatto anche con Antonio Marrapodi, questa problematica delle commissioni d'accesso che in qualche modo un attimino hanno messo KO diversi comuni e tutti gli abitanti, perché poi non è bella diciamo, no. una commissione prefettiva nei comuni, in un momento in cui i comuni vivono anche le difficoltà giornaliere. Allora, intanto iniziamo con le opere pubbliche, poi un altro pensiero in merito chiaramente a quello che è accaduto con questi commissariamenti dei comuni. Allora, le opere pubbliche a Stilo ci sono diverse opere, diciamo, in itinere, alcune di datati, altri diciamo di inizio recente. Ecco, rispetto a queste opere pubbliche, senza andare ovviamente nei particolari, come minoranza cerchiamo ovviamente di spingere, di stimolare la maggioranza affinché vengano, per così dire, compiute, concluse, perché comunque le incompiute, le opere incompiute danno un senso di precarietà e danno un messaggio sbagliato anche di un paese, un biglietto da visita che secondo noi Stilo non merita. Però abbiamo pure una consapevolezza, che nel patto tra cittadini e amministrazione manca un anello fondamentale. E qual è questo anello? È il prezzo finale dell'opera. Cioè, io ritengo che ogni opera abbia un prezzo, ma sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, certo. Sia dal punto di vista temporale, quando lo utilizzerò, come lo utilizzerò e via dicendo. Io credo che nessuna persona di buon senso in casa sua farebbe anche la più utile, anche la più importante delle opere, ma qualunque, se prima di valutare i costi e prima di ottimizzarli. Io penso che il messaggio sia chiaro. Chiaro, certo. Certo. Cioè, io ritengo che le opere debbano essere concluse, certo. Non ragioniamo sull'utilità di molte delle opere che sono in corso, che stanno per essere concluse. Però noi non crediamo che i fini giustifichino i mezzi. Ecco.
questo, perché il fine può essere buono, però non è che io posso utilizzare tutti i mezzi per raggiungere, perché anche i mezzi sono un obiettivo della buona politica. Per quanto riguarda queste commissioni d'accesso che hanno in qualche modo creato un po', diciamo, il subbuglio in queste ultime settimane anche nella Locro del commissariamento di Marina di Gioiosa, però in Calabria sono stati 5 i comuni commissariati. Diciamo che non è un bel biglietto, biglietto da visita. Mi pare che a Stilo negli anni passati, quando tu eri anche in amministrazione, è successo qualcosa di simile, però là poi fortunatamente non si è commissariato il comune, per cui c'è un precedente in qualche modo, ricorda qualcosa. Sì, come no, me lo ricordo pure bene. Sì, e guardi, rispetto alle commissioni d'accesso, nel senso, è chiaro che quando interviene una commissione d'accesso è perché ci sono dei presupposti per cui si rende necessario un controllo approfondito e ovviamente tutte le cose che poi debbono seguire, nel bene e nel male, per carità. Però io rispetto a queste cose dico che bisognerebbe prevenire. Cioè, piuttosto che fare un investimento sul dopo, quindi, io dico che bisognerebbe accompagnare in una fase iniziale, quando si formano le liste, quando si va a votare, durante i momenti gestionali dell'ente, bisognerebbe accompagnare verso una buona politica, perché veramente altrimenti si creano dei danni, che non ci può essere commissione d'accesso, dei danni alla comunità, si intende, alla socialità, alla vita di un comune, che non ci può essere commissione d'accesso che può sanare e che comunque ricadranno su di noi e sui nostri figli, sulle nostre tasche. Ecco, quindi io pagheranno un caro prezzo gli abitanti poi alla fine, pure, sia in termini di immagine, no? Soprattutto di immagine, perché non è una cosa bella, non è una cosa bella per una regione, non è un bel biglietto da vista avere una serie di comuni tutti commissariati, certo, anche importanti, non è bello per il paese che viene commissariato, non penso che sia un bel volto da mostrare. Penso quindi che bisognerebbe agire prima. Sì. Romina, prima di salutarti, torniamo un attimino su Stilo, in maniera sintetica, questo finale di puntata del 60 News. Come te lo immagini Stilo in chiave futura? Cosa ti auspici? Si auspica Romina Leotta, perché Stilo possa un attimino in qualche modo uscire un po' dalle criticità, dalle difficoltà che vive. Guardi, io per Stilo mi auspico veramente con tutto il cuore che possa trovare una sua dimensione, un suo equilibrio e che veramente si stagli alto e voli finalmente, come è giusto che sia. E con questo auspicio di Romina Leotta per Stilo, che guarda anche al futuro, ha parlato l'opposizione per quanto riguarda questa puntata del 60 News del martedì. Ci fermiamo qui, tra poco Fatti e Misfatti, poi il nostro TG di prima sera, seguono dunque le trasmissioni per quanto riguarda il nostro canale 85. Grazie a tutti voi per averci seguiti. Buona continuazione. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna.
Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.